E parliamo invece del concetto di famiglia dei cristiani. Fu la mamma a denunciare per prima Galileo Galilei al Sant'Uffizio, sapevate? È del Gazzettino del 18 luglio 1998. La mamma di Galileo è andata al Sant'Uffizio e ha detto: "Sa, mio figlio non va a messa". Ha avuto un processo e se l'è cavata con una ammonizione, però ha avuto una condanna, eh? Attenzione, ha avuto una condanna. Bene, il concetto di famiglia dei cristiani è il concetto di possesso. La famiglia non è altro che un'organizzazione attraverso i quali possedere le persone. Nella famiglia cristiana, nella famiglia dei cristiani, no, oggi è una famiglia cristiana, esistono solo ruoli, non esistono persone. Esistono genitore, esiste padre, esiste moglie, madre. Esiste figlio o figlia, esiste nonna, ma non esistono persone. Queste non sono persone, sono dei ruoli. Ebbene, voi dite, non è vero, esiste brave famiglie, esiste brave persone. Esistono delle brave famiglie solo perché quelle persone di quella famiglia preferiscono essere persone anziché un ruolo. Però, nel momento stesso in cui cessano di essere persone e diventano ruoli esattamente come vuole la Chiesa Cattolica, il padre può stuprare i figli, può picchiare la moglie, può succedere qualunque cosa in quella famiglia, perché si cessa di essere individui, si cessa di essere persone per diventare ruoli, per essere ruoli. E questo è il grande scontro che c'è in questo momento per l'imposizione della famiglia dal punto di vista cristiano. Perché, per esempio, i cristiani stanno combattendo con una ferocia, direi assoluta, quelle che sono le unioni gay, quelle che sono il tentativo di essere riconosciuti, per esempio, delle ragazze lesbiche di Firenze, perché vengono riconosciute non come ruolo, ma come persone. Cioè c'è un riconoscimento della persona e questo i cattolici non lo possono ammettere. Pronto? Pronto? Sì? Pronto, ciao. Ciao, dimmi. Sono Renato. Dimmi, Renato. Ascolta, Mattia, non te che mi hai niente da fare. Cosa? Non te che mi hai niente da fare. No. No. Cosa te proprio te sprechi e venire a svegliare a testa la gente? Tutti quanti i lavoretti ti potessi fare ti. Non te hai ancora capito che questi qua non capisci niente. Perché? Come perché? Fate un esame, un'analisi, no? Va bene? Cioè, ti te vuoi dire che qui chi crede a certe robe gli si è fuori fase? No, sto indicando le cose che non vanno. Dopodiché possono fare quello che vogliono. Sì, ma credo capire che sono 2000 anni che fa ancora quello che vuoi. Va bene, ma io se 2000 anni, io se 2 matti come me, io le Sì, prova sempre. ecco, di matti compagni di. Esatto. Ricciato, e fa fare Però, sai, fino all'altro ieri, fino a poco tempo fa, li mettevano sui roi, oggi invece possiamo cavarcela con molto meno. ascoltami, mi ti ascolto sempre o quasi, Sì. quando avevo tempo. Non so, fanno se una piccola analisi, no? E ti si dice a svegliare, diciamo, il cervello di certe persone, ma certe persone mi dicono in montagna. Che non vede modo di svegliarli. Perché si è incoraggiato. Fate conto, un giorno del cadere che c'è per la montagna, che quando va in campo, tocca a terra e si fa segno a croce. Sì, va bene. Ma ti rendo conto a chi direi che ci arrivai. E c'è un'ignoranza talmente tale che proprio non Ma vede. vedi, Renato, questo è un altro particolare, no? Vedo anche delle persone come me in giro. Cioè, Capito? Aspetta un minuto, sono da Merovini. dai, vai, prosegui. È salute finanziaria. Cioè, ma lo dico, ma insomma, sti livelli qua, ma siamo proprio una roba, so, manco di terra a terra, cioè quando i mega insegnanti che è nato l'uomo da questo, da quello, quest'altro che altro. E insomma, le aziende compagnie salto da parentesca, che se tu hai l'onere di fare certe trasmissioni e che non vedi proprio assolutamente neanche o quasi ascoltare, però sono convinto che in certa parte
Entra, Tito si addio al seminare da distante, però sono convinto che qualcosa nasce, perché quando lo disemini nasce. Ma Gemmo proprio non avevamo ascolto, cioè no, non avevamo notio che un ascolto di una massa di gente che quando te parli di questa roba che ti devo parlare a te, io fa al mondo, vediamo che vivemo su un ambiente che non si ni capisce più di tanto, insomma. Va bene, dai, non sono proprio d'accordo comunque. So che non ti sei tanto d'accordo, però se ti guarda, te mettessi, fate un attimo una radio di questo genere che è nata da tanti anni con una certa linea, se ti te mettessi in pari una bicicletta, fate conto che ti spaccaria il telefono. Ah beh, indubbiamente. Vedi, ti stio di guarda che qui è una vita che metto in giro, che metto per i versi, e non definisco proprio il punto giusto, e non ti senti nessuno. Sì, ma va benissimo, a me va benissimo. A me va benissimo. Ma quello ti vedo prima, ma non ho niente da fare. Ma te in modo critico, vedo che va bene. Ma costruttivo però. Sì, d'accordo, dai. Ciao Renato, ci sentiamo bene, ciao ciao. Beh, io non sono d'accordo, io ritengo sempre che le cose vanno fatte perché uno le deve fare quelle cose, per cui non esiste, quando si percorre un sentiero non esiste un ritorno, esiste solo un andare avanti. Va bene, allora fu la mamma a denunciare Galilei, aveva visto che non andava a messa, e questo qua è il concetto di famiglia che vogliono i cristiani. Andiamo avanti ancora. Pensate un pochino, c'è un tizio che ha fatto fuori dei medici, ha fatto fuori degli attentati a delle persone che non si possono difendere, è un antiabortista, ha fatto fuori delle persone che praticavano l'aborto, si è dato la macchia alla macchia in un bosco, lo stanno ricercando, ebbene, questo qua viene esaltato dai giornali, cioè lui ha fatto fuori, ha colpito delle persone che non si possono difendere, però viene esaltato dai giornali, è veramente una cosa allucinante, cioè come se ammazzare il medico che accetta di fare l'aborto fosse un delitto, cioè fosse una cosa giusta. Siamo arrivati ormai a dei livelli di propaganda spaventosi. Andiamo avanti. Pronto? Pronto? Sì, Claudio Gamma, dimmi. Ciao, sono Cosimo. Ciao. Da Padova. Claudio, è vero? Sì. Claudio. Sì. Senti, dunque, io non sono d'accordo su tante affermazioni che fai tu, cioè le trovo errate da un punto di vista anche storico, cioè tu hai detto, scusami, che il cristianesimo considera la famiglia come diciamo impostata sul possesso da parte dei genitori, sì, nei confronti dei figli, giusto? È vero. Ma comunque secondo me in parte è vero, in parte no, nel senso che il cristianesimo ha ereditato il concetto di famiglia come possesso dal paganesimo, però è vero. Non dal paganesimo. I romani, sì, allora Cosimo, chiariamoci una cosa, la società romana è una società romana che aveva una religione pagana, sì, e la società civile è una cosa e la religione un'altra, è solo il cristianesimo che unisce le due cose e fa diventare una. Ma chiariamoci questo, sono due modi diversi di vedere le cose. In che senso, scusa? Cioè, la religione, il Dio non determinava il proprio essere civile, mentre invece nel cristianesimo è Dio che dà le regole per il vivere civile, sono due cose diverse. Vabbè, questo è un altro discorso. Questo è centrale, se mi vieni questo mi... Scusami un momento, i romani sia a livello giuridico sia a livello religioso ritenevano giusto che il padre fosse il proprietario esclusivo dei figli e della donna, tant'è vero? No, che... non metto in dubbio questo, è verissimo questo. Tant'è vero che lo Stato, se un padre uccideva una figlia, è vero. No, non lo condannavano. Ma è vero. E allora, scusa, questo concetto qui il cristianesimo non se l'ha inventato
non è stato Cristo che gliel'ha dato, l'ha ereditato dalla società romana e anche dall'ordinamento. Sì, nessuno ha mai detto che non è vero questo, nessuno ha mai detto questo non è vero. Il problema è un altro, è che diventa parola del Dio, cioè non diventa più una cosa civile da modificare, ma diventa parola immodificabile del Dio, ordine del Dio padrone, davanti al quale tu non puoi più modificare, cioè non è modificabile la parola del Dio padrone, è adattabile ma non è modificabile, è questo che è diverso. Mentre invece la società civile romana era in grandi cambiamenti, e sono arrivati i cristiani, hanno bloccato i cambiamenti, hanno costruito l'orrore di 1600 anni. Ma questo perché, scusami, sono stati i preti a considerare la famiglia in questo modo. Ma l'ordine viene dal loro Dio. Del Vangelo che considera il padre che può fare quello che vuole dei figli, io non ne conosco. Tu tirami fuori un brano del Vangelo diciamo che viene riportato la parola di Cristo, il quale Cristo sostiene che il padre può uccidere. No, ma infatti non lo dice. Semplicemente però, cioè, no, infatti, lui non lo dice, però l'onore al padre e alla madre non c'è scritto onore al figlio, cioè non c'è scritto onore al futuro che si costruisce, onore a quello che sta accadendo, onore al vecchio. E questo qua è stato ereditato dalla società pagana, ti torno a ripetere, ma non era detto dal Dio, cioè non è la parola immutabile del Dio, perché se Dio viene, il Dio pagano, un Dio pagano viene di una roba del genere, io più a calci. Questo sì. Ecco, allora le due cose sono da vedere in maniera completamente diversa. Su questo sono d'accordo, ma non che mi viene a dire, insomma, che come se il cristianesimo fosse un peggioramento del paganesimo. Sì che lo è, scusa, perché la società romana in quel momento si stava modificando in positivo, tant'è, se vuoi te lo leggo, che i primi cristiani hanno dovuto condannare Socrate, hanno dovuto condannare tutto il pensiero filosofico, se vuoi ce l'ho qua, te lo leggo, insomma, cioè è stato distrutto tutto quello che era il pensiero in evoluzione, salvo ripescarlo quando gli conveniva. A posteriori, dopo 300-400-500 anni, cioè c'è stato tutto un livello di distruzione educazionale, di distruzione sociale che è stato sistematico, e questo tu non me lo puoi negare, perché se un pensiero filosofico è in sviluppo dà degli sviluppi anche sociali, ma se io lo blocco e stronco tutte le persone, stronco la cultura, distruggo la cultura, perché ricordiamo che milioni di studenti sono stati distrutti dal cristianesimo che ha costruito l'ignoranza assoluta. Cioè, queste cose non possiamo dimenticarle. Questo è vero, però non puoi tu ridurre il cristianesimo tutto un fatto negativo. Per esempio la rivalutazione degli emarginati è il cristianesimo. No. È stata una il cristianesimo li usa come arma all'interno dei sistemi sociali. No, mi pare che sia troppo unilaterale. Guarda che io non sono mica, guarda che non sono cattolico, anzi, tutto certo. Io sono convinto, quello che dici tu, che il paganesimo è più tollerante di qualsiasi religione monoteista, su questo sono d'accordo. Il vecchio paganesimo non è che fosse più tollerante o meno tollerante, aveva un'impostazione ideale, filosofica, cioè che è opposta al cristianesimo. Anche perché Dio, gli dèi non erano qualcosa di indiscutibile, cioè potevano essere anche criticati, no? No, io sono Dio, cioè nel paganesimo io sono un Dio, esattamente come lo è il Sole, esattamente come lo è Zeus, esattamente come lo è Giove, questa è la differenza, no. Cioè io sono un Dio, come lo è Giove, cioè no, non c'è differenza. Il panteismo però, è diverso dal paganesimo, quello è panteismo. Questo no, non è panteismo. Sì, il panteismo è quello che dice che ogni cosa è divina. Ecco, allora, il panteismo riduce ogni cosa a Dio. Questo sì. Mentre invece il paganesimo riconosce Dio in ogni cosa è un Dio, cioè ogni coscienza singola è Dio in sé. Io sono un Dio, Giove è un Dio, l'atmosfera è un Dio, la Terra è un Dio. Questa è la differenza tra il primo e il primo. Per cui non può esserci una verità a priori, esiste solo un percorso di libertà. E qui tutta quanta la filosofia che stiamo trattando. Sì, ma questo non c'è bisogno mica di essere pagani, questo, eh. Cioè, se io voglio, io posso benissimo portare avanti meglio quello che tu dici, con rifiuto di qualsiasi religione, benissimo. Non ancora che sia pagano, scusa. Ma
Guarda che bello, benissimo. Appunto, se andiamo a vedere gli illuministi per conto mio erano molto più spinti dei pagani in quello che facevano, insomma. No, perché dopo riducevano tutto quanto a Dio, insomma, anche loro, alla coscienza, all'essere assolutamente necessario, a parte l'occhio e altri, insomma. Beh, scusa, tu sai che c'erano anche i filosofi atei, no? Sì, c'era qualcosa, ma dopo ti cominci a leggere anche gli anarchici e tutto il resto, ma avevano tutta la loro impostazione mentale con cui vedere la società, non era mai l'individuo che si costruisce, ma Marx stesso, quindi la filosofia dialettica, la storia, materialismo storico dialettico di Marx, anche la sua visione del mondo, è una visione del mondo di uno che parte dal presupposto che è stato creato in immagine e somiglianza di Dio, perché c'è la bestialità, c'è l'uomo primitivo, c'è la non coscienza, la coscienza come oggetto esterno. Come... Sì, anche, come si chiama, Russell, il filosofo Russell, che il salvatore che è Cristo nel cristianesimo, in Marx si identifica col proletariato, no? Sì, diciamo che gli dava questa funzione, sì, gli dava esatto, questa funzione centrale. Questa funzione salvifica, sì. Sì, d'accordo questo, però io voglio ripetere, non per questo una persona è necessariamente obbligata a essere pagana. Ma io non ho mai chiesto a nessuno di diventare pagano, a me mi interessano i principi. Ammetto, come dici tu, che certe tendenze del paganesimo siano state bloccate dalla Chiesa Cattolica, però è anche vero che certe tendenze del paganesimo negative la Chiesa Cattolica le ha praticamente. Guarda che se tu hai seguito un po' i nostri discorsi, no? Io ho sempre detto che il cristianesimo non ha fatto altro che concludere l'operazione che aveva iniziato Cesare Augusto, cioè Cesare Augusto si è dichiarato uomo Dio. E da là è cominciato il processo di degenerazione, anche interazione tra quello che è stato il sistema. Ha cominciato con Silla un po' prima, dove il cristianesimo dopo ha finito l'operazione, l'ha portata a conclusione. Per cui non è che io nego la storia o nego i processi, capito? Però quello che a me mi interessa è il sentire religioso, cioè è l'adorare, cioè è parlare verso, capisci? Sì, cioè sì. Io che sto parlando con te sto adorando te, cioè sto facendomi in un certo modo nei tuoi confronti e tu nei miei confronti. È questo che mi interessa, capisci? Sì, 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 però adesso non bisogna demonizzare il cristianesimo come se fosse il peggio di su tutta la vita. No, è peggio, io sono troppo buono. Non mi pare corretto, capisci? Cioè, io trovo che alcune tendenze del cristianesimo sono nuove, come quella per esempio di una maggiore valutazione dei bambini, di una maggiore valutazione dell'amore. Il bambino come possesso diventa atto divino proprio del Gesù di Nazareth, cioè proprio Gesù di Nazareth che trasforma il bambino come oggetto posseduto. I pagani erano pedofili e non ti ricordi mica? No, era uno dei più grandi umanitari che ci sia stato, però sì. Aveva gli amanti bambini. Anche Socrate, tu sai che aveva il suo amante Alcibiade, no? L'imposizione, la relazione della pedofilia all'interno della società greca e all'interno degli altri sistemi sociali era comunque diverso da quello che è l'impostazione della pedofilia che c'è il cattolicesimo. È diverso il discorso, intanto che c'è un discorso culturale, che c'è un discorso sociale diverso, e non c'è l'oggetto di possesso come realtà assoluta. Cioè il cristianesimo trasforma il bambino come non per la pedofilia perché fa sesso, ma perché deve essere umiliato, perché deve essere sottomesso, deve essere oggetto posseduto. E questo è diverso il concetto. E comunque in ogni caso... Ti fai un concetto piuttosto losco di... Guarda che io ho studiato anche la pedagogia, insomma, ho studiato anche la pedagogia. I cristiani invece non sono d'accordo con questo concetto che hai tu. Comunque io siccome ho parecchie sentenze di tribunale qua in giro, no? Non discuto. Il concetto è preciso, insomma, non è che sia una cosa... E quello che a me mi interessa combattere, cioè siccome a me mi interessa che l'uomo, che la persona si costruisca, cioè capire che la vita è un atto di costruzione. Per me tutto quello che è negativo va combattuto. Scusa, tu hai studiato pedagogia, no? Un pochetto. Tu ti ricordi Comenio? Comenio non era
cattolico, era cristiano, però ti ricordi che gran concetto che aveva? No, no, non conosco né Comenio, non conosco né Comenio né. Allora vado a vedere che del 600 che era appartenente a una setta protestante cecoslovacca, no? Lui aveva un concetto, è stato quello che ha inventato il libro illustrato proprio per far dei bambini. Sì. C'è un concetto di grande rispetto per i bambini. No, ma guarda, non dico che ci siano stati dei cristiani che fossero anche esseri umani. Mm. Cioè, per Jan Hus io ho un grandissimo rispetto. Cioè per Fadolcino è un grande rispetto, cioè per certe persone, per tantissime persone che erano cristiane io ho un grandissimo rispetto, però loro non è che applicassero il cristianesimo per quello che il cristianesimo era, ma applicavano il loro essere uomini, essere persone. Per quello persone. Che cristianesimo credi tu che fossi? No, ma è quello. Ma scusa, tu sai benissimo che è inutile che noi cerchiamo di camminare sugli specchi, ogni posizione ha una medaglia a due facce, c'ha dei lati deteriori e dei lati diciamo, c'è sempre alla base di quello che dici tu il ritorno a Dio, cioè il sottomettersi a Dio, cioè, nel cristianesimo qualunque cosa tu uno faccia deve arrivare a questo, altrimenti non è cristiano, va sul rogo. Per cui il concetto di sottomissione è un concetto assoluto, uno non me lo può contestare, e storicamente la Chiesa ha già dimostrato qual è l'esatta interpretazione di quello. Su questo sono d'accordo, cioè qualsiasi religione monoteista, qualsiasi, non solo il cristianesimo, i musulmani poi non ne parliamo ancora peggio, sì, ma cioè, magari in maniera dolce o in maniera dura proclama la sottomissione a Dio, per forza, perché ritiene che Dio sia un abisso rispetto a noi, giusto? Anche lo stesso Lutero che parlava tanto della rivalutazione dell'uomo, però tutto sommato diceva che l'uomo doveva sottomettersi alla volontà di Dio perché era predestinato. Certo, ma infatti, ma il concetto fondamentale è quello, maestro. Va bene, ti saluto, guarda davanti. Ciao. Bene, ringrazio questo radioascoltatore per la chiacchierata e se telefono ancora farà sempre piacere. Drammatica relazione del Censis sulla violenza sui minori. È in aumento anche il numero delle baby prostitute, quei bambini violati fra le mura di casa, da Repubblica del venerdì 17 luglio 1998. Ed è il discorso che vi facevo del ruolo, della persona come ruolo e della persona come individuo, cioè la famiglia è un insieme di ruoli o è un insieme di individui? Questo è un dilemma da risolvere. Purtroppo per i cattolici è solo un sistema di ruoli. Magari il nostro radioascoltatore che abbiamo sentito adesso ci dirà no, non è proprio così, perché allora era un'altra cosa. Perché sono perfettamente d'accordo, solo che in questo momento lo scontro per costruire il futuro è su questo. La famiglia è un insieme di individui che costruiscono loro stessi o è un insieme di ruoli che il potere, il comando sociale, la Chiesa Cattolica un giorno magari può prendere il controllo? Questo è un dilemma e secondo me il problema è questo. La famiglia, nella definizione che ne danno i cristiani cattolici e anche i musulmani, va distrutta, perché la famiglia deve essere un'unione di individui, di individualità, che costruiscono il futuro, qualunque sia il loro sesso, qualunque sia le loro determinazioni. È un'unione di individui, non di ruoli. È indemoniato, mamma spara al figlio e si uccide, mestre. Beh, la mamma pensava che fosse un indemoniato, ha preso una pistola e gli ha sparato. Dice il fondista in prima pagina, il Gazzettino del 18 luglio 1998, la nostra mente è l'esclusivo risultato della razionalità, che la follia esiste non tanto come risposta a una devianza sociale, ma come percorso complessivo dell'esperienza umana. Un grande delirio che fa allontanare la realtà, che fa sì che una madre intraveda il demonio dentro la tazza di caffè e poi nel volto stupefatto di un figlio, eccetera, eccetera. Io vorrei capire questo. Se questo articolo è molto comprensivo, cioè è molto comprensivo. Se
sparare al figlio fosse stato uno testimone di Geova, fosse stato un satanista, fosse stato un buddista, fosse stato un pagano che sparava al figlio, avrebbero messo in prima pagina il pagano spara al figlio. Perché non hanno messo cattolica ha sparato al figlio? Perché non hanno parlato dell'educazione cattolica che ha portato sta povera disgraziata in quelle condizioni? Perché non ha chiesto la responsabilità di Cè, di Mattiazzo, di tutti i vescovi e della loro porcheria che costringono bambini in ginocchio per fare la comunione, costringono bambini a battezzarsi? Perché non si dice che questa disgraziata è stata portata questa attraverso la deviazione, la pazzia del condizionamento cattolico? Perché? Perché il Gazzettino fa propaganda per i cattolici. Se fosse stato un satanista, lui mi sembra, satanista spara il figlio! Magari nel figlio ha visto Dio. Mentre invece, siccome è cattolica, allora si fa finta di distinguere quella che è la follia personale da quello che è invece il proprio credo. E invece in questo caso le due cose vengono perfettamente a coincidere. Prendo l'ultima telefonata che non vedo Mario, ma se arriva Mario metto subito giù. Pronto? Sì? Sì, ciao Claudio. Ciao. Sono Marco. Ciao Marco. Sì, beh, mi piaceva prima così il ragionamento che faceva anche il signore che aveva telefonato. E mi senti tu, sì? Certo. Ecco. Però volevo dire una cosa. Quando si sostiene che il cristianesimo sia valido come religione, come insegnamento, come anche come filosofia o anche come come si può dire, dove all'interno si può trovare norme e direttive per una vita sociale equa e giusta, no? Volevo dire che chissà perché ho pensato a questa cosa, il cristianesimo se ga sviluppa e organizza, soprattutto essendo una delle religioni più forti, più potenti, che si è diffuso di più fra le altre religioni, no? Sì. Monoteiste nel mondo, fuori dalla terra dove è nato, dalla terra di origine. E, a differenza di molte altre religioni, per esempio mistiche, indiane, islamiche, tutte le varie religioni dove è nate, con i loro profeti, con i loro testi sacri, eccetera, e se nate e capisci se è espanso partendo da dove che è nate. E lei ha mantenuto la propria adesione e coesione con la gente del posto. Seconda cosa, e questo a me non mi piace, insomma, cioè sarebbe bene che una religione nasca dove nasce, si diffonda da là. Il cristianesimo invece se praticamente se è diffuso, se è innestato con l'espansione dell'impero romano, no? Sì. Ecco, quindi resta più una cosa, un fatto politico che è realmente, secondo me, dei meriti religiosi e compagnia varie. Laica si vuole sfruttare molto bene. È vero. Ecco, e quindi queste cose qua sta sempre in pie, no? E sta sempre al de qua col confronto che si fa e col giudizio che si dà positivo a questa religione. Perché è inutile, bisogna anche ammettere che questa religione si porta a Dio crimini contro l'umanità fatti proprio da chi, dai maestri, dai religiosi, da chi che veramente era messi là per essere strenui difensori della verità della parola, no? E dei testi sacri. Sappiamo che dopo sta gente qua, in man dei ori che ne ha fatto di tutti i colori, oltre a prendere il potere, che ancora adesso yoga. E da Drio però i voi che si dice che loro sono difensori di una religione sana, giusta, valida, vera per una società. Cioè voglio dire, se non abbiamo ancora capito che per esempio che i donne che ha fatto vedere ieri sera per me sta una cosa sconvolgente, dove che il Papa che ha fatto le vacanze, dove che se sua adesso ieri le partite le andà a casa, sta gente in pianto, in lacrime. Ma che visione ha fatto vedere la gente, uomini, donne che piangeva, perché forse il Papa non lo vedrà più là in vacanza. Ma insomma dico, tanto per consolarli che le donne se vuoi andare giù a Castel Gandolfo adesso io vedo ancora il Papa, se, e quindi non è stata disperarsi. Ma voglio dire a quel signore che ha telefonato prima, vede cosa che comporta dopo 2000 anni, diciamo, una religione, e mi dica cosa che è di religioso nel pianto delle donne anche che ha visto partire il Papa dopo 14 giorni di vacanza. Cioè voglio dire, se questo che mi a un certo punto
rifiuto della religione. Non riesco più a stare dentro a un sistema del genere. Se questa è la religione giusta, rendiamoci conto che siamo tanto lontani dalla parola giusta, perché all'interno della religione sta una cosa e anche l'altra. E purtroppo la Chiesa ha avuto tutto l'interesse di addormentare per 2 anni i servei per poter fare un gioco del genere. E si accorge che allora, soprattutto anche i preti che vive all'interno, questa realtà qua, che è molto, diciamo, la Chiesa adesso è molto travagliata all'interno, che se un rifiorire di ideologie nuove, di teologi, che non che sta più, diciamo, no, e non scrive più con codazio l'altro che qua bacchetta che batte sui mansi va fuori da una parola. E però la Chiesa fa di tutto per tenere il coperchio più aderente possibile alla pentola, no? Ma purtroppo bisogna ammetterlo, la realtà è quella che è, anche il cristianesimo stesso, e mi ricollego al discorso di quel signore, se fosse veramente una religione fra tutte le religioni più giusta, più vera, la Gavaria in un certo senso ha convinto molti aderenti ad altre religioni ad affiancarsi e aderire alla sua ideologia, mentre abbiamo visto che sto gioco qua, gli altri noi lo fa, i buddisti, gli islamici, tutte le varie religioni mistiche, eccetera, e si resta infedele alle loro ideologie, alla loro religione. Quindi il cristianesimo o adesso in un certo senso conoscerà una fase di stasi e poi di ripiegamento, o non vedo assolutamente più nessun'altra possibilità di crescita, di vita e di espansione per questa religione. Cioè ha gatto caga, ha fatto la sua storia, bisogna dirlo, e Dio a sta storia, il Papa, chiede scusa per crimini commessi contro l'umanità, ma guardate che ne sono state stupidaggini, ne sono stati crimini che ha condizionato per tantissimi anni la vita delle persone. E se giusto quello anche che adesso. Ti e se giusto quello che ti dici ti che la religione che ha imposto alla gente addirittura ad abbiurare a certe ideologie filosofiche, che c'era la base dell'apertura del pensiero, la base della crescita, abbiamo visto con la scienza come che si è comportata la religione, la gattina sta ferma per 1600 anni, rendiamoci conto. E adesso la prima è ad applaudire a qui che si i risultati della tecnica e della scienza. La se saltà sul carro, qua, che ha visto che il carro non era più buono a fermarlo e che andava addosso, se monta sopra si è fatto tirare. Voglio dire, se la gente non arriva a capire questo, e questo mi so contrario un po' a quello che ti ha detto il primo ascoltatore, cosa serve che te vengi qua? Forse sì, è vero, forse, ma che ci sia una voce, secondo me, no? Che dissenta da questo, dopo non voglio mia torna a responsabilità di tutto quello che ti dici riguardo alla religione cristiana, perché va bene, ti è un linguaggio, te l'ho sempre detto Claudio, un po' pesante, no? Però basterebbe solo, secondo me, agganciarsi a questi concetti qua, che sono fondamentali per liberare il pensiero umano. Voglio dire, te puoi fare all'interno del cervello di una persona o anche all'interno di un religioso molto più del mai, ragionando seriamente su queste cose e partendo da questi punti di vista e da questi torti che ha la religione nei confronti del libero pensiero. Ricordiamoci il Giordano Bruno che io festeggia, no? Quest'anno che deve essere l'anniversario dei due. Beh, non è importante. Insomma, non sono neanche amico comunque. Confondevo adesso presentare, siete già come Leopardi. Comunque no, l'anno prossimo credo in tutta Europa si fa Isis Adrio fare un sacco di studi, un sacco di incontri su Giordano Bruno, perché lei considera. L'Europa lo rivendica veramente, certo. Ecco, sappiamo che addirittura certe università sono ancora condizionate da quelle che c'è stata, diciamo, un'impostazione ideologica di libertà di pensiero di quest'uomo. Ricordiamoci cosa che vuol dire aver dato fuoco a una persona del genere, e ancora adesso, è qua la condanna che bisogna fare, ancora adesso la Chiesa rivendica questo atto infame come una cosa giusta. Infatti. Ecco, Biffi lo ha già detto. E allora, se questo che mi dico, sentite voi, si insiste su queste cose qua, se qua che ora potrei andare in crisi una persona, più che dire per esempio. Ma secondo me no, non va in crisi, mi penso che se uno onestamente, no, è alla ricerca di un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di aprirsi, ma positivo, ma sempre qualche cosa, diciamo, che partendo dagli errori che abbiamo fatto, venga, diciamo, a creare un uomo nuovo, quel discorso di anche Franco. Perché vogliamo cambiare il mondo? Vogliamo cambiare il mondo perché vogliamo cambiare noi altri, questo è in sostanza, cioè non è sta più ben come che siamo così. E perché non farlo a 360 gradi, non tirare dentro anche la religione su questo cambiamento qua? Non si fa perché si ha paura. Ecco che allora che persone che ha paura sono le prime che ti attaccano, è tutto qua. Però se mi attacca vuol dire che qualche cosa si dovrebbe smuovere, vuol dire che forse che c'è questa esigenza, e d'altra parte niente resta fermo, né in natura né nel pensiero dell'uomo.
perciò un po' di coraggio, mi penso che questa trasmissione qua dovrebbe dare un po' di coraggio. Va bene? Ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao. Benissimo, io a questo punto dovrei lasciare la trasmissione da mo, ormai da qualche minuto, però non vedo Mario che arriva. Allora andrò avanti ancora qualche minuto e dopo metterò su un po' di pubblicità, poi sentirò cosa devo fare. Allora, andiamo avanti. In Germania, ancora un po' di tempo. In Germania, maestra Conciador, no della Germania, dalla Repubblica...